Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video super super richiesto, tra l'altro guardate un po' lo sfondo, che bello, sono nel giardino appunto della casa al mare. E oggi dirò, appunto vi mostrerò che cosa c'è nella mia borsa mare, borsa barra borsa da spiaggia. Veramente me lo state chiedendo in tantissimi, quindi eccomi qua. Prima di iniziare però ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, anche di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina così non vi perderete i miei prossimi video. Ok. Subito, iniziamo subito senza perdere tempo. Intanto scusate per i miei capelli, però li ho appena lavati, sono un po' bagnati, li ho lasciati così per il mare, mi piace lasciarli un po' selvaggi, un po' naturali, anche perché si arricciano un po' e quindi mi piacciono tanto. Comunque, ecco qua, questa è la mia borsa da spiaggia, che veramente mi piace tantissimo perché comunque è super, proprio la classica borsa da spiaggia, quindi a righe bianche e blu con il manico, con la corda, proprio quindi tipica. E questa qui l'avevo presa da Zaful l'anno scorso, che è un sito appunto di abbigliamento, ma anche borse come questa, e mi trovo veramente da Dio, la uso già dall'anno scorso, quindi fantastica. Allora, iniziamo subito però, visto che io mi devo portare sempre un milione di cose dietro, oltre a questo ho anche uno zaino, ragazzi. Quindi vi mostrerò anche cosa ho nel mio zaino, zaino da mare, diciamo così. Ovviamente, cosa indispensabile e importantissima, il telo da mare. Io amo questo qua che è nuovo, l'ho preso da Acquasapone 2 settimane fa, proprio prima di partire, e mi trovo da Dio. È della Caleffi ed è 100% cotone, quindi fantastico. Anche questa trama con le rose ed è blu e mi piace da impazzire, quindi questo qua. Poi, comunque, anche di un materiale buono che quindi non appiccica la pelle, non fa effetti strani. Poi una cosa a cui non posso veramente più rinunciare, ragazzi, perché lo adoro, è lo spruzzino, cioè lo chiamo così, lo spruzzino con l'acqua, appunto. Metto l'acqua quella classica della bottiglia, cioè non quella del mare, perché sennò il sale poi ottura i forellini qua e poi dopo 2 settimane così già non funziona più. E comunque gli altri anni ci facevo un'estate e poi boom, poi ho scoperto di mettere, che bisognava mettere l'acqua normale, non quella del mare. E quindi boom, quest'anno diciamo sto durando. E quindi è di questo colore che non mi piace, sinceramente, però ho trovato solamente così e quindi mi sono accontentata. E questo veramente quando fa caldo e magari uno appena mangiato non può bagnarsi, eccetera, dà un sollievo pazzesco. E poi ho questa borsettina qua, questa pochettina, vabbè si è rotto anche il manico nel corso degli anni perché ha veramente un bel po' di annetti, con le creme solari o comunque con quelle cose che non voglio comunque vadano a contatto con la sabbia e con l'acqua, quindi devono stare belle belle protette qua. E all'interno un bel po' di cosine. Allora, ho la crema solare per il viso, questa qua è nuova, la sto provando da poco, c'è cioè solamente quest'estate, mentre l'altra vi farò vedere. Cioè la uso già da un po' di tempo. Comunque questa qua è la crema del viso. Non so se riuscite a vedere. Comunque a derma ed è 50, protezione 50, perché ovviamente per il viso è una zona ancora più, cioè, più delicata. E quindi questa qua mi trovo veramente benissimo. E l'avevo presa su, cioè, anzi è un campioncino di Amica Farmacia, perché io compro spesso i farmaci sul sito di Amica Farmacia e quindi danno sempre dei campioncini, tra cui questa. Quindi la sto provando in questi giorni, veramente mi sto trovando da Dio, quindi va benissimo così. Poi ne ho anche un'altra perché ne hanno inviati due. Poi, come crema, intanto vola l'elastico, fantastico. Come crema invece solare, utilizzo una crema protezione 30, perché comunque io sono già scura, non mi brucio praticamente mai, perché comunque la pelle, cioè non divento mai rossa e poi scura, ma subito scura e va bene così. E la crema in questione è questa qua, Leo Crema Solare, che anche, diciamo, non naturale al 100%, però è meglio di altre come la Garnier, ragazzi, non riesco proprio a utilizzarla. L'ho usata un anno e non sapete che, cioè, mi è venuto tutto uno sfogo alla pelle, una cosa assurda. Mentre con questa qua la uso già da 2-3 anni, mi trovo da Dio, quindi fantastica. Anche l'olio di argan, quindi molto buono. Poi una pinza che non può mai mancare, soprattutto dopo aver asciugato un po' i capelli dopo il bagno. Cioè, fatto asciugare ovviamente un po' i capelli dopo il bagno, la utilizzo anche per il pranzo, per mangiare, per avere i capelli belli tirati su e non che vanno da tutte le parti. Poi, ormai ci serve sempre, comunque, mai come quest'anno, il gel igienizzante mani. Qua, poi spazzolina, perché io di solito mi pettino i capelli dopo aver fatto il bagno, quindi questa qua ormai la conoscete benissimo, l'ho fatta vedere anche nella mia hair care routine. Poi burro cacao, perché noto che al mare mi si seccano tantissimo le labbra, perché comunque il sale secca abbastanza, e quindi ormai anche questo qui lo conoscete, utilizzo sempre questo burro cacao alla lavanda, perché che avevo preso in Ungheria, mi trovo da Dio. Poi elastico,
sia questo che un altro che era caduto prima. Comunque, elastici, poi mi piacciono molto quelli fluo da utilizzare in spiaggia. Poi pinzettine, che anche queste servono sempre, soprattutto con la frangia, che ormai è un ciuffo, però cioè, più o meno si sta avvicinando, però servono sempre. Poi cover protettiva per il telefono, queste qua mi ricordo le avevo prese su Amazon, e era un set da tre, comunque i tre colori, e comunque per quest'anno ho scelto il blu, ormai tutto blu, e anche questo qui è perfetto. Poi questo qua, che ormai non so, non fate tanto attenzione alla confezione, che è un po' rovinata dall'acqua, perché c'è stato un po' d'acqua. E questo è un dopo puntura che avevo trovato all'Eurospin, mi pare. Costa infatti pochissimo, però l'azione, cioè veramente ragazzi è divino, fantastico, sia per le punture, punte di zanzara, ma soprattutto lo porto in spiaggia perché va bene anche per nel caso in cui appunto si venga punti da una medusa. E quindi, cosa che non è ancora mai successa, incrociamo le dita, cioè facciamo corna che non capiti, però comunque lo porto sempre dietro perché è ottimo anche per le punture appunto delle meduse. E poi fazzolettini e boom, ok, quindi pochettina vuota. Poi andando avanti, oh, questo qui che è fantastico, il cuscino, perché io amo sdraiarmi e mettere anche il cuscino, perché bisogna stare comodi, ecco, quindi bisogna fare di tutto. E questo qui di The Zenith con l'anguriette, che avevo preso 2 anni fa, mi pare, dal sito, l'avevano regalato, non mi ricordo. Comunque questo qui mi piace tantissimo e adesso è sgonfio appunto perché non lo uso da un po' di giorni, l'avevo sgonfiato, adesso devo riutilizzarlo, quindi domani lo gonfierò e lo riutilizzerò. Ed è anche bello perché comunque anche, cioè, se non lo utilizzate a borsa, sì, a cuscino, potete utilizzarlo a borsa, perché vedete, ai manici così, dietro è trasparente, qua potete metterci tutto quello che volete, quindi molto molto bella questa borsa cuscino. Poi ho una fascetta perché a me piace tantissimo utilizzare le fasce in spiaggia, solamente in spiaggia, e ne ho di tantissimi colori. Ad esempio oggi avevo questa qua rosa, però c'ho anche verde, bianca, rossa, nera, veramente di tutte le fantasie, l'ho presa di tutti i colori possibili. E poi ovviamente gli occhiali da sole. Allora, diciamo che ne ho comprato un paio in queste vacanze, qualche giorno fa, e però comunque utilizzo anche i vecchi, tra virgolette, quindi quelli che avevo prima. Quindi sia questi qua, quindi mi porto dietro tutti e due, questi qua a forma di cuoricino che avevo preso da Chiabi, sì, 2 annetti fa o l'anno scorso, comunque bellissima, a cui sono molto affezionata. E poi ho preso questi qua, ma giusto cioè degli occhiali da utilizzare giusto in spiaggia così, quindi di poco valore, diciamo, però a me piacciono tantissimo. Vedete che hanno la punta qua, i brillantini, cioè a me veramente fanno, cioè, quando li ho visti ho detto, boh, me li prendo, tanto costano poco, da spiaggia sono perfetti, quindi andati. E la borsa, come potete vedere, è vuota, quindi questa è andata. E adesso c'è lo zaino, dove ci sono ancora più cose, ragazzi, soprattutto libri, sapete, quelle cose che un po' più delicate, tra virgolette. E come zaino, quest'anno mi sono portata questo qua che adoro, vi ho già fatto vedere in uno dei miei primi video, zaino di Joseco, comunque la pronuncia, a parte la pronuncia, il sito è quello, e mi piace tantissimo perché è molto capiente, poi è comunque di questa pelle, quindi comunque non si rovina, è permeabile, quindi fantastico, mi sto trovando da Dio. E allora vediamo un po' che cosa c'è in questo zaino da mare, chiamiamolo così. Allora, visto che io sono una ragazza triste, non scherzo, comunque un po', eccetera, io mi porto anche da studiare in spiaggia, cioè, pensate come sono messa, no? Più che altro perché avendo il test dell'università, di ammissione all'università, a inizio settembre, ecco, la paura c'è, e quindi ho detto sì, in spiaggia studio, così poi non mi sento in colpa, cioè, dirò un giorno, io ho fatto del mio meglio, ho fatto di tutto, e boom. Comunque, quindi Alfa test, che bello, eh? Quindi sempre con me, con anche un quadernino per fare gli esercizi. Poi è il portapenne, ovviamente portapenne piccolino. Questo qui, ragazzi, l'avevo comprato quando ero piccolissima, avevo 4-5 anni al mercato, ci sono affezionata tantissimo con il maialino così. E ovviamente all'interno ho evidenziatore. Poi bianchetto, penne, matite e un po' di cose appunto che mi servono per studiare. Poi un bel libro, però ragazzi, vi devo dire la verità, sono qui da una settimana e non l'ho ancora iniziato. Cioè, ecco perché studiare, 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 poi dico, ma sì, mi riposo un attimo, poi il tempo passa e ciao. Invece voglio iniziarlo, quindi per voi oggi lo inizio. E questo qui, Il caffè dei piccoli miracoli, che
Non so, ho letto la trama e mi fa impazzire. Non so se ve l'avevo già fatto vedere da qualche parte. Non mi ricordo, sapete. Comunque, questo qua è, voglio leggerlo assolutamente. Poi, l'enigmistica che non può mai mancare in spiaggia con la penna già messa qua perché mi dà fastidissimo, anche se ce l'ho qua all'interno. Però per me ci deve essere la penna dell'enigmistica, quindi deve essere sempre attaccata qua e va benissimo così perché sennò. Lo so, ragazzi, sono strana, cosa che dico in ogni video. Comunque, poi, bastone del selfie, perché può sempre servire, soprattutto per fare le foto, sapete, quelle un po' più da lontano, nel mare, in acqua, e comunque piace tantissimo. Viola, l'avevo preso un po' di anni fa, questo qui, però funziona benissimo. Poi, portafoglio, ovviamente. Poi ho caramelle, perché io sono, non so, dipendente dalle caramelle, ma non tutte, solamente queste qua, Golia, cioè io le amo la Golia. Quindi ho queste qua all'eucalipto, queste qua al limone, perché mettete, per cambiare, e poi queste qua che mi salvano la vita, letteralmente, mi salvano la vita in spiaggia, le Saila 100% pure alla liquirizia, perché io soffro di pressione bassa, ho sempre la pressione a terra, e quindi questa, con queste qua, vado benissimo. E poi nulla, qua è chiuso, cioè è chiuso, finito. E poi c'è la taschina davanti in cui ho questa scatolina che ho comprato da pochissimo proprio qua al mare. E ve l'ho fatta vedere nell'altro canale, quello con mio fratello, Tina Pippo Review, nel video appunto Back to School che abbiamo fatto qua al mare. Ho preso questa scatolina bellissima che sono sicura vi sto facendo vedere al contrario, no, giusto, che però è già rotta, ce l'ho presa già rotta perché sì. Infatti era fuori dalle confezioni, cioè era l'unica non confezionata, però ho detto è bella, era l'unica così, c'era solo questa, dico, con questa fantasia, ho detto ma sì, non importa, non sarà niente, invece è rotta, ecco perché era fuori. Vabbè, non importa. E all'interno, guarda un po' che cosa ci ho messo, gli auricolari, perché così non ci va la sabbia e sono più tranquilla. Fantastico, quindi l'ho messo qua. Io spero veramente che, cioè, c'è un vento pazzesco, ragazzi. Adesso no, io sto prendendo i momenti un po' più senza vento, però ecco, quindi spero che l'audio sia accettabile, non buono, ma accettabile. Poi, carte napoletane, perché non possono mai mancare, cioè in spiaggia senza carte non si va. Pochettino, borsellino con, cioè viola, con la coccinella, questo è bellissimo, l'avevo preso al Salone del Libro qualche anno fa, con le cose, il kit di primo soccorso, diciamo così, quindi ho cerotti, poi ho dei medicinali. E poi cosa che ormai non può più mancare nelle nostre borse, in macchina e dappertutto, la mascherina ovviamente, quindi ovviamente c'è anche nella borsa Io come mare. sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su e commentate perché io adoro tutti i vostri commenti, li leggo sempre, mi metto i cuoricini, veramente mi mettono sempre un sorriso, mi fanno sempre uscire il sorriso, quindi grazie mille. Comunque prima di lasciarvi però ovviamente saluto qualcuno, alcuni di voi, intanto c'è la radiolina che stava prendendo il sopravvento, perfetto. Allora saluto Federica Mezzapelle, solo mi... Sam Kiash, Diletta con l'account Gianluca Volpi, Alessia Vella, Sofia con l'account Mirko Nanè, Veronica Melnik, Sara Di Giovanni, Alem Admasu, Matteo che ha un canale, ovvero Furgone Pro, quindi se volete andare a fare un salto potete andarci pure. Poi Viole Girui, Giulia Crifasi, Marco 77E719382, Domenico Fiero, Alessia Bressa, Maria Derk, Nicole Minzoni, Michelle Salerno, Tania con l'account ADZTR, Valentina Casadio, Anna Giovannini, Patrizia Angilello, Milagro Sbozza, Biondillo Linda, Greta Bruna Busallino, Sara Espo 91, Sara 08062, Sofia Lippolis, Francesco Rossi, Aurora Miglietta, Luna, Farà Torchi, Manuela Vinci, Grazia Damiani, Noemi Scopellitti, Samuele con l'account Donato Falcone e infine IssamGamer04. Ok, vi mando un bacione grandissimo. Ormai il vento sta diventando parte di me, è veramente una cosa assurda. E quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!